Buonasera a tutti, sono Mimmo Tringale di Terranuova e ho qui con me Alessio Capezzuoli, autore dell'ultima pubblicazione di Terranuova, Orticoltura biologica da reddito. Prima di entrare in merito al libro, poche parole su Alessio Capezzuoli. Come vedete, hai tante giovane, toscano, è un agronomo. E ha una lunga esperienza, nonostante la giovane età, in agricoltura biologica, avendo lavorato anche all'estero, negli Stati Uniti, in Spagna e in altri paesi, ma anche perché ha delle lunghe radici familiari, perché è cresciuto in una famiglia di agricoltori e quindi si è sempre occupato di agricoltura. Dopo la laurea, l'impegno importante è stata la conversione dell'azienda familiare all'agricoltura biologica e poi nel 2015 ha partecipato alla gestione di Mondeggi Bene Comune, una realtà molto interessante alle porte di Firenze. Si tratta di una vasta area agricola abbandonata per decenni che un gruppo di giovani ha occupato per trasformarla in un esperimento molto avanzato di partecipazione. Di gestione partecipata e di agroecologia. Attualmente Alessio Capezzuoli svolge consulenze per diverse aziende agricole biologiche e è anche docente in un corso di formazione in orticoltura. Ecco, questa è brevemente la biografia, che in realtà è molto più ricca di queste poche parole. Veniamo subito al libro. Grazie della presentazione. Una domanda penso che corre sulla bocca di tutti oggi, di tutti coloro che hanno un pezzo di terra, che sia piccolo o grande. Che fare contro la siccità? Nel tuo libro affronti il problema della gestione responsabile dell'acqua, ma oggi c'è bisogno di risposte veloci e dirette. Ecco, cosa ci puoi dire e cosa dice il tuo libro sulla gestione dell'acqua? Allora, prima di tutto, ricordo in questo periodo, no? Fine giugno, luglio, quando già siamo entrati nella stagione secca e abbiamo grossi problemi idrici. In verità, questo problema già è venuto fuori da almeno 7-8 anni, che stiamo andando verso una tropicalizzazione del clima, stiamo andando verso estati sempre più torride, incrementi di temperatura, scarsa carenza, insomma, di pioggia. Quindi è un problema rilevante, è un problema con cui dovremo fare i conti e dovremo adattarci a partire da 7-8 anni fa, sia per tutto il futuro. Non ci sono previsioni che dicono che migliorerà il clima, anzi, si parla soltanto di un peggioramento. È sicuramente un tema da prendere in considerazione e da ragionarci bene. Come possiamo fare? Prima di tutto, ottimizzare l'acqua a disposizione. Ottimizzare l'acqua a disposizione vuol dire impianti di irrigazione mirati, con impianti a goccia che vanno a dare la quantità di acqua necessaria, né più né meno, ma direttamente alla piantina. Quindi bene con aspersione mirata, ugelli mirati dove sono le piante, impianti a microportata, autocompensanti. Questi sono tutti i passaggi fondamentali da fare perché se abbiamo poca acqua dobbiamo cercare di ottimizzarla. In aziende più strutturate, più grandi, possiamo anche pensare di mettere delle sonde nel terreno per andare a valutare la tensione dell'acqua nel terreno e trovare la tensione adatta in base alle singole piante. Ciò si usa comunemente nei frutteti, no? Perché è molto più semplice, negli ortaggi ancora soltanto per le grosse aziende c'è un riferimento del genere da queste strumentazioni, ma sicuramente possiamo cominciare a pensarci. Ricordiamoci che se diamo poca acqua, la pianta va in stress perché è in carenza d'acqua. Se diamo troppa acqua, andiamo a saturare gli spazi della macroporosità, dove deve esserci un equilibrio fra quantità di aria che passa e quantità d'acqua che passa. Quindi anche dare troppa acqua crea sempre uno stress alle piante perché impediamo alle radici di respirare. Questo è fondamentale, quindi è bene da prendere in considerazione. Poi dovremo trovare un modo per far piovere, ma quello non siamo in grado, fortunatamente direi anche. Ricordiamoci anche che la sostanza organica è un serbatoio, che più abbiamo sostanza organica nel terreno, più la sostanza organica è capace di immagazzinare acqua e rilasciarla in maniera graduale. Quindi i terreni Sì. poveri di sostanza organica sono sicuramente i terreni più soggetti alla siccità. Poi ci sono un'infinità di lavorazioni, di copertura vegetale che possiamo utilizzare in base a vari livelli che abbiamo,
per evitare il fenomeno di traspirazione. Ci tengo a dire anche un prodotto che sto sperimentando a partire da quest'anno, non avevo mai preso in considerazione, ma ho visto i risultati, ho chiesto in giro e sto sperimentando io stesso, è l'utilizzo del caolino. Il caolino è questa argilla che usiamo, che viene usata comunemente nelle olivete per proteggere dalla mosca dell'olivo, però ha un'attività anche di protezione verso i raggi solari. E se si usava soltanto nelle olivete, poi abbiamo cominciato a usarle anche nei frutteti, adesso forse è il caso di cominciare a usarli anche sugli ortaggi, perché con annate in questa maniera, con un mese senza pioggia, con temperature vicino a 39 gradi, già a partire da fine giugno, e c'è da affrontare tutta l'estate ancora, forse sono... pensiamoci. Poi, si, distribuisce sul... si distribuisce sugli ortaggi o sul terreno? No, direttamente sulle foglie degli ortaggi, si atomizza direttamente sulle foglie degli ortaggi, fa una protezione, fa un effetto visivo non molto bello, infatti fino a determinate zone, per esempio vicino a San Gimignano era proibito perché si imbrattava gli olivi e quindi si scipava le foto da un punto di vista estetico per i turisti, però è interessante perché aiuta tanto le piante, soprattutto in situazioni di carenza di idrica. Bene, volevo chiedere a Alessio, intanto ne approfitto per ricordare a tutti coloro che ci ascoltano che possono rivolgere delle domande all'autore in chat e che il libro si può già ordinare sull'URL che trovate nel video. Abbiamo parlato della siccità, ma la siccità è solo uno degli aspetti del cambiamento climatico e quindi nel complesso, come affrontare il cambiamento climatico che è l'urgenza più pericolosa dei nostri giorni? Ecco, per quanto riguarda le aziende agricole, mi stai chiedendo? Sì, sì, sì. Nella vita per le persone. Allora, per le piante, questo cambiamento climatico però c'è sempre stato, no? Perché comunque, come dicevo prima, da 7-8 anni abbiamo visto un incremento di temperature, di radiazione solare e tutto. Quindi quello che dobbiamo fare, a mio avviso, cercare anche di evolvere il nostro pensiero. Cioè, se prima riuscivamo a fare delle varietà senza problemi, adesso ci accorgiamo che questa varietà con queste temperature, con questa carenza idrica, hanno più difficoltà. Allora, per esempio, nella nostra azienda di famiglia abbiamo iniziato 6 anni fa la coltivazione di arachidi. Le arachidi sono originarie del Senegal, vengono prodotte in terreni comunque sabbiosi, carenti d'acqua, e sono delle produzioni comunque da prendere in considerazione, perché l'ho provato una volta, insomma, dopo essermi formato attraverso un produttore di Venturina, e ho visto che hanno ottimi risultati. Ovviamente, se diamo l'acqua in maniera mirata nei momenti fondamentali della fioritura, dell'accrescimento e a luglio, ma piccole irrigazioni, riusciamo a ottenere grande produzione e grandi risultati. Quindi, come stiamo facendo per gli arachidi, sicuramente dovremo prendere in considerazione anche altre produzioni. Interessante anche, no, se si vede la frutticoltura, che sta risalendo la produzione di avocado, che prima era inesistente in Italia, adesso dalla Sicilia già siamo arrivati a metterli fino alla Latina. Quindi rivedere anche un po' queste piante che producevamo, queste piante non abbiamo mai prodotto, ma che vengono prodotte nel sud del mondo, forse è il caso anche di prendere in considerazione. Tutto ciò per lasciare in produzione le nostre aziende. Sì, sicuramente bisogna rivedere anche la scelta delle varietà. Ma torniamo anche al titolo del libro, no? Agricoltura biologica da reddito. Perché questa sottolineatura? Vuol dire che non è facile fare reddito praticando l'orticoltura biologica? Sì, sicuramente non è facile fare reddito all'orticoltura biologica. Io ho messo questa parola da reddito, può essere un po' una forzatura, può sembrare un po' brutta forse, però da reddito perché esiste tanti modi di fare orticoltura. Quello che intendo fare io e quello che cerco di divulgare attraverso questo testo, questo libro, e attraverso il seminario, quello che insegniamo anche ai giovani studenti della facoltà d'agraria, in particolare di Firenze, è quello di cercare di ottimizzare. Perché quando io gestisco un'azienda, quando la imposto, devo cercare di ottimizzare tutte le produzioni, tutti i tempi morti, tutte le varie strutture di come sono messe, per andare a limitare il più possibile i momenti vuoti. Se noi facciamo questo, in pratica riusciamo a creare un reddito, un surplus alle aziende, che sono quelle che poi lo fanno stare in piedi. Ricordiamoci che le aziende orticole non navigano nell'oro, cioè dico sempre agli studenti, se volete fare soldi nella vita, non fate agricoltura,
Se volete vivere bene, campare dignitosamente, forse l'orticoltura e l'agricoltura in generale è la scelta giusta. Per fare ciò però dobbiamo cercare di farle funzionare. Che sia un grande orto, che sia un piccolo orto, che sia un orto di dimensioni medie, ottimizzare tutto vuol dire dare un risultato. Anche per un piccolo orto, se io riesco a impostarlo bene, riesco in pratica a lavorarci il tempo necessario, il minimo possibile, e riesco a ottimizzare le produzioni. In questa maniera avrò delle grandi soddisfazioni rispetto a un orto ingestito male, impostato male, che quando andiamo lì a produrre, insomma, abbiamo tantissimi momenti, uno dico, guarda, ci passo 3 ore tutto il giorno e non riesco a raccogliere niente. Allora, nel caso di questo piccolo orto domestico, ovviamente non è un orto da reddito, è un orto domestico, però impostandomi un orto da reddito riesco a incrementare le produzioni. Incrementare le produzioni vuol dire una migliore soddisfazione per chi ci lavora, per chi lo porta avanti, per avere cassettate in più da regalare agli amici, ai parenti, insomma anche vantarsi del proprio lavoro. Ottenere risultati impostandolo in maniera giusta sicuramente è una scelta che ci fa fare questo lavoro, ma soprattutto ci fa continuare a fare questo lavoro. Ho avuto la fortuna di affiancare... Ci sono dei presupposti rinunciabili perché una coltivazione, un orto diventi da reddito? Sì, in verità ce ne sono tantissimi. Io nel libro le spiego in diverse parti, spiego in diversi capitoli, spiego come fare a ottimizzare, no? Che ne so, mi viene subito in mente l'impianto di irrigazione. L'irrigazione, se viene fatta in maniera manuale, porta via circa un 15% del tempo che viene dato durante la gestione aziendale. Comprare una centralina, un timer, delle elettrovalvole ci permette di abbattere questo costo dal 15%, questo costo di tempo, insomma, dal 15% fino a un 2-3%. Avere un computerino che ti dice, ok, l'elettrovalvola numero 6 del settore 6 parte alle 6 di pomeriggio, bagna per 5 minuti, quella successiva parte alle 5 e un quarto e bagna per 8 minuti. Questo ovviamente è un'impostazione iniziale. Ma come questa le dimensioni delle file, no? Avere file di minimo 50 metri è la dimensione in cui facciamo un paniere di raccolta, quindi mai mettere se possibile file di 20 metri, 15 metri, ma cercare sempre di allungare le file, sia dobbiamo stendere un telo pacciamante, sia dobbiamo stendere un tubo di irrigazione o delle file, più le file sono lunghe, più ha senso. Sopra 100 metri dobbiamo interrompere le file per permettere, insomma, di ottimizzare la raccolta e avere la possibilità di portare via questi panieri. È inutile fare le file di 300 metri se non siamo una grande azienda impostata con carrelli, raccoglitori e altro. Poi anche nel primo capitolo spiego anche, no, come impostare il punto vendita, come impostare la rimessa attrezzi, dove fare arrivare le persone, dove creare un parcheggio. Tutto questo sembra un po' banale, no? Però se stiamo avviando una nuova attività è fondamentale per cercare di avere tutto pronto, tutto vicino. Che ne so, sono a raccogliere i pomodori lontano, è inutile che con la carretta devo attraversarmi 500 metri di strada per arrivare alla zona di lavorazione. Se la zona di lavorazione la metto nel centro aziendale, diminuisco questa distanza da 500 metri a 100 metri, e ciò vuol dire in fondo all'anno magari abbattere di un 4-5% i tempi morti dello spostamento. Allora, sono tante le finezze, no? Io faccio sempre l'esempio della Ferrari. La Ferrari vinceva, perché vince poco, no per il motore, ma grazie al motore, l'alettone, la gomma, il carburatore, cioè sono tante di piccole cosine che messe tutte insieme fanno una grande azienda, un'azienda strutturata bene che ottimizza. Ottimizzare vuol dire rimanere sul mercato, non vuol dire fare miliardi, vuol dire rimanere sul mercato, fare una vita dignitosa e soprattutto non autosfruttare il nostro lavoro, che è fondamentale. Sì, questo è verissimo. Ti volevo chiedere, oggi che si parla tanto di occupazione giovanile, tanti giovani stanno tornando alla terra, e che consigli diresti a chi oggi, a un giovane che oggi decide di dedicarsi all'agricoltura in un contesto dove c'è l'emergenza siccità, l'emergenza climatica, l'invasione dell'Ucraina che ha alzato il costo delle materie prime e dei carburanti? Che consigli daresti? Allora, sicuramente non è un periodo buono per aprire una nuova attività, però io da quando fo questo lavoro, ormai sono 20 anni, lavoro con gli ortaggi, non ho mai visto un momento buono, perché comunque ogni volta c'è una disgrazia, ogni volta c'è un problema. I consigli sono quelli di, per esempio, gli ortaggi sono un'attività ottima per iniziare un'attività agricola, no? Perché a differenza di un vigneto, di un frutteto, di un'oliveta, che vanno in produzione dopo minimo 3, 4, 5 anni, 7 anni, l'orticoltura, io pianto delle insalate a aprile, a fine maggio raccolgo delle insalate, a fine maggio già ho delle entrate. Quindi sicuramente cercare di diversificare le produzioni, mettendo sia frutteti sia ortaggi, perché gli ortaggi sono una fonte di reddito veloce e vicina.
E quello da fare è che purtroppo non è facile fare agricoltura, è ancora più difficile farla in maniera biologica. Quello che consiglio è quello di informarsi prima di aprire un'attività, girare le aziende. Io consiglio sempre di fare un'esperienza tramite Woofing, perché permette di girare l'Italia ma anche il resto del mondo, andando a lavorare nelle aziende biologiche che fanno quello che vogliamo fare. Se vogliamo fare allevamento di capre, di pecore, o apicoltura o frutticoltura, però vediamo 5-6 aziende prima di aprire la nostra attività. Da ognuna cerchiamo di valutare, lavorandoci e parlando con il proprietario o con gli operai che ci sono, cerchiamo di capire vantaggi e svantaggi, no? Dopo averne viste diverse, riusciamo a creare la nostra azienda da sogno, la nostra azienda ottimizzata in base a quello che vogliamo fare noi. È un'agricoltura sicuramente molto... non è difficile l'agricoltura, ma ha bisogno di tante informazioni. Dico sempre anche... ci vuole 3 lauree, no? Ci vuole una laurea in agronomia, una laurea in agricoltura, una laurea in meteorologia, perché anche conoscere il meteo, riuscire a interpretarlo è sicuramente fondamentale, e una laurea in economia, perché ormai queste aziende, per rimanere in piedi, dobbiamo cercare anche di ottimizzare tutta la produzione, le vendite, il marketing, perché riuscire a saltare per le aziende, insomma stiamo parlando di aziende piccole e medie dimensioni, riuscire a saltare gli intermediari e quindi non rivolgerci alla grande distribuzione, è fondamentale per rimanere sul mercato. È fondamentale anche per non andare a tagliare le voci di spesa che sono sempre quella della manodopera e prendere lavoro. Cioè, secondo me gli operai vanno pagati e vanno presi a contratto. Se ho un problema a livello aziendale di economia, devo cercare di ottimizzare tutta la gestione aziendale. Non devo andare sempre, come sempre tutte le aziende, a tagliare sulla paga degli operai, operai senza contratto, operai pagati, oppure prese cooperative di pakistani a quei prezzi imbarazzanti ormai conosciamo un po' tutti. C'è margine? Dimmi. No, finisci. No, a questi giovani dico sempre, informatevi, studiate, leggete sui libri, prendete tutte le informazioni. Io per questi giovani ho creato anche questo sito, orticolturabio.it, che poi è diventato anche un libro. Nel libro ci sono anche tanti capitoli in più, tante evoluzioni in più. Quello, il messaggio che ho provato a dare è questo, no? Se te sei un giovane, vuoi fare agricoltura biologica, di agricoltura sostenibile, e non hai avuto la possibilità di studiare, esiste un testo, esiste un sito dove cercare informazioni libere, senza sponsor, che poi anche gli sponsor, quando vengono messi, vanno sempre a direzionare un po' le informazioni che gli agronomi ti danno, no? Perché se guadagno in base sui prodotti che ti vendo, se ti metto degli sponsor, cerco anche di direzionarmi e di consigliarti i tuoi prodotti. Allora questo testo, questo sito servono anche per chi non ha avuto la possibilità di studiare, di informarsi, di avere una bella base. Poi esistono anche tanti video su YouTube, anche lì, però cerchiamo di fare un filtro, perché nelle aziende ho la fortuna di seguire, rivolgo sempre tantissime domande dicendo: ho visto questo video su YouTube, ho letto questa cosa, ho letto. Cercate di trovare qualcuno di cui vi fidate e seguitelo. Però se prendete le informazioni senza filtro da come le troviamo su internet è un disastro. Questo è un altro dei problemi comuni. Sì. Però informatevi, girate, fate domande. E leggete soprattutto libri come appunto... E leggete questo libro, che c'è una bella base di informazioni. Rispetto a questo volevo sottolineare questo aspetto che mi ha molto colpito del tuo libro. Questo approccio inclusivo, no? Tu... già nell'introduzione dici che non hai sposato una scuola precisa. Oggi ci sono tanti approcci, ci sono tante scuole di agricoltura che si può chiamare naturale, ecologica, biologica, chiamiamola come volete. Ecco, tu hai deciso di avere un approccio inclusivo. Ecco, puoi spiegare perché e come ti è nata questa attitudine? Senti, questo approccio inclusivo mi è venuto perché prima di scegliere che modello di agricoltura fare, ho cercato di scegliere, insomma, per la gestione della mia azienda familiare, un'azienda di 3 ettari, di ortaggi biologici, ho cercato di informarmi su tutti i modelli sostenibili che esistevano. Quindi mi sono fatto tutti i test, avevo l'agricoltura sinergica, permacultura, ho fatto dei corsi di AOR, l'agricoltura sintropica, cioè esistono tantissimi modelli, tantissime applicazioni diverse. Quello però che mi colpiva sempre, che mi dava alcuni dubbi, mi lasciava dei dubbi, è che ogni corso che facevi, ogni testo, cerca un po' di dirti sì, questo modello di gestire in maniera sostenibile funziona, gli altri modelli funzionano meno. Quando è tutto molto discutibile, no? Perché quello che dobbiamo fare è valutare la situazione in cui siamo e cercare di
adattare i nostri modelli mentali, cercando di essere più aperti possibile a quella situazione reale. E mi ha colpito un po' anche all'università, durante un corso che facevo di orticoltura biologica, che uno studente mi ha detto: guarda, docente, insomma, lei sbaglia perché non tiene conto dei principi di Fukuoka, di basterebbe fare l'agricoltura e non fare, lei sbaglia, usa tutto questo tempo. E io ho detto: ah, grazie per questo, insomma, bellissimo intervento. Gli dicevo: però te hai provato? C'hai... Dice: no, no, io ho soltanto letto un libro e mi dice di fare così e così, quindi se apro un'attività agricola userò questo stesso modello. Questo ragionamento, bisogna capire che qualcosa non va, no? Perché non esiste un modello generale che va bene, ma bisogna cercare, il consiglio do io, di non chiudersi, ma cercare di aprirsi. Cioè, apriamo la mente, studiamo, informiamoci e prendiamo tutto quello di buono che c'è dal biodinamico, dal sinergio, dalla permacultura e adattiamolo nel nostro ambiente. Incanalarsi, per esempio, nell'agricoltura biodinamica può essere sicuramente molto interessante se produciamo passate di pomodoro, vino, olio e tutto, e lo andiamo a vendere in Germania. Abbiamo un'azienda strutturata, grande, abbiamo bisogno di un marchio di qualità. Quindi in quel caso ha senso sicuramente avere dei marchi e riuscire, perché vanno a valorizzare ulteriormente le nostre produzioni. Ma per aziende di medie dimensioni, perché incanalarsi? Cioè, ci sono dei preparati che funzionano bene, usiamoli. Ci sono delle tecniche che funzionano bene, dei modi di gestire le piante, usiamoli, ma cerchiamo di aprirci invece di chiuderci. Io dico sempre anche questa qui che è un po' abbattuta, no? Si fa un po' il problema che c'è alla sinistra in Italia, pochi e divisi. Cerchiamo un po' di unire, no? Cerchiamo un po' di mettere tutti insieme chi la vede in questa maniera. Ecco, e come, allora, come definiresti la tua proposta di orticoltura biologica? Senti, io non l'ho definita perché poi rischiavo di averci un altro nome anch'io. C'ero, guarda, col modello, che ne era il mio terrore, no? Che ho detto, ora che fa? Cerco un modo di... per esempio, è difficile trovare un nome, no? Perché se te le chiami agricoltura biologica, tutti fanno biologia. Allora abbiamo cercato, per valorizzare le produzioni, di chiamare agricoltura naturale. Ora tutti ti fanno agricoltura naturale senza nessun marchio di certificazione, senza nessun autocontrollo, senza nessuna garanzia partecipata. Quindi se trovi anche il produttore sulla strada che produce ortaggi, zucchine e tutto, ti dice: io faccio agricoltura naturale, non uso niente. E poi gli ci va a parlare, no? Il suo agronomo a volte ci parla, gli dico: guarda, ma gli afidi quest'anno che ha fatto? Ho usato il Decis. Decis è un tipico prodotto deltametrine, no? Che si usa per le mosche o per gli afidi, non ammesso in biologico, un prodotto sintetico, insomma, che trova carenza anche abbastanza di tubercolo e tutto. Che modello è di agricoltura naturale se poi appena c'è un problema usi il Decis? Cioè, queste parole sono un po' sciupate e gestite male, no? E quindi o ci andiamo a incanalare in marchio e marchettino o cerchiamo di creare un modello. Noi usiamo la parola agroecologia, che forse è il modello migliore, perché agroecologia vuol dire cioè ci sono tante versioni di agroecologia. Quello ho sempre usato io è quello di usare un modello di agricoltura sicuramente biologico, certificato o no, ma che rende partecipe tutta la comunità a cui noi rivolgiamo i nostri prodotti. Cioè, far venire le persone, i coproduttori all'interno delle nostre aziende, renderli partecipi, creare iniziative, renderli parte determinante all'interno dell'azienda, ne so, inserendo il loro compost urbano all'interno dell'azienda per ridare fertilità ai nostri suoli, oppure decidere attraverso delle riunioni annuali insieme a loro cosa produrre, se ci sono delle varietà interessanti, se ci sono, ne so, io dei consumatori qua che mi chiedevano le mini angure, allora abbiamo fatto una riunione, ma che interessano le mini angure? Allora abbiamo cercato di mettere più mini angure, il popone giallo, insomma, tutte queste produzioni riescono a crearli. Io un nome nuovo non ce l'ho perché è un misto, no? Però qual è? Se si rischia di dare un nome nuovo, poi si rischia di dare una nuova via, un modello e tutto, e non è ovviamente l'obiettivo di questo testo, di questo libro, non è esattamente l'obiettivo. Ecco, cioè, nel tuo libro non devo vendere niente, capiamoci. Ok. Nel tuo libro dedichi molto spazio al sovescio, che è una pratica antica in qualche modo, no? E questo mi ha sorpreso. Puoi spiegare perché? E prima di rispondere, ricordo a tutti che potete porre le vostre domande all'autore, basta scrivere in chat e noi poi le rivolgiamo all'autore. Quindi, perché il sovescio? Allora, il sovescio è una pratica sicuramente vecchia, molto una delle più antiche che ci sono di conoscenza sulla gestione della fertilità dei nostri suoli. È tornata un po' di moda, è tornata di moda perché ci sono stati grossi studi, grosse ricerche fatte nella viticoltura, soprattutto toscana, che è andata a riscoprire un po' tutte queste tecniche per incrementare la sostanza organica di altissima qualità.
Questo perché se prima esistevano aziende multifunzionali, no? Con gli animali, con le mucche, le pecore, i cavalli, adesso queste aziende sono completamente scomparse. Esistono zone d'Italia in cui siamo in eccesso di aziende bovine, ovine e tutto, con un eccesso di produzione di letame e liquami che sono un problema per le falde, un problema di inquinamento. Esistono intere zone come il centro Toscana in cui è impossibile trovare il letame. Cioè spesso troviamo il letame a 1 euro il quintale, ma ci vogliono 5 euro il quintale di trasporto per farlo arrivare alla nostra azienda. Quindi se il prezzo è ottimo, è buono del letame, poi il trasporto, insomma, tutto il giochino non funziona perché dobbiamo farlo arrivare da 100-150 chilometri. In più, teoricamente dovremmo usare soltanto letame di vacche biologiche e nessuno c'ha più queste vacche biologiche. Le vacche si trovano, sono spesso gestite in maniera convenzionale, piene di antibiotici. Lo stesso vale anche per il letame di equino, no? Che i cavalli sono quelli ancora si trovano, però se andiamo a vedere un po' la qualità di questi prodotti, di questo letame, insomma, spesso c'è un eccesso di antibiotici, perché se ho un cavallo da migliaia di euro e mi si ammala, non è che mi sto a fare molti problemi se usare antibiotici o no, non è che fa l'omeopatia sul cavallino. Si danno queste bombe poi le ritroviamo nel letame, sotto tutti i ormoni, sotto tutte le sostanze, insomma, che si ritrovano, basta fare un'analisi. Il sovescio ci permette di andare a incrementare sostanza organica di ottima qualità all'interno della nostra azienda con un costo sicuramente inferiore al letame. Il sovescio ha anche un'importante caratteristica, no? Se io ho un tipo di terreno attraverso delle analisi chimiche, e questo lo spiego molto bene nel libro, le dedico un capitolo, penso grande che c'è, se io attraverso il sovescio posso andare a scegliere la quantità di brassicacee, di leguminose, di graminacee, oppure inserire addirittura altre piante che hanno un rilascio maggiore di azoto, di fosforo e di potassio. Quindi se dalle analisi chimiche vedo una carenza di fosforo, posso andare ad incrementare il livello di brassicacee e anche di scegliere le diverse brassicacee da inserire che mi rilasceranno una quantità migliore di fosforo. Se ho un fosforo in maniera giusta, corretta, allora posso, o sono in carenza di azoto, posso andare a incrementare o diminuire la percentuale di queste piante. Sicuramente ho un terreno argilloso pesante, esistono delle nuove varietà da sovescio e sono ottime perché hanno una radice che riesce ad arrivare fino a 1 metro di profondità, che poi i microrganismi a fine ciclo l'attaccano, la degradano, in pratica fanno come una grande rippatura del suolo, andando a scompattare il terreno anche in profondità, o riescono a portare elementi nutritivi che ormai sono in profondità, non più utilizzabili per gli ortaggi, li riescono a riportare nei primi 10-20 centimetri o addirittura sullo strato superficiale, e quindi non ho perdita di elementi nutritivi, ma ho un ricollocamento nella parte interessante della fascia, interessante per gli ortaggi. Funziona o non funziona? Vi assicuro che funziona benissimo, soltanto è un modo di fare agricoltura che non siamo abituati, perché tutti sono abituati a dare pellettato, a dare concime liquido, fogliare o a mettere il letame. Il sovescio viene visto come un ritorno al passato, ma io dico sì, ritorniamo al passato, ma con la ricerca di oggi. Oggi esiste una nuova scuola sul sovescio, esistono tantissime informazioni, le trovate in questo testo, sicuramente ce ne sono tantissime. Se avete ancora più bisogno mi scrivete, insomma, e posso consigliarvi tutto. Si parte dall'analisi, ecco, e si determina il sovescio. Ecco, rimanendo sempre nella fertilità, una curiosità, diciamo, del tuo libro è la preparazione del tè di lombrico. Ecco, puoi accennare un po' di cosa si tratta e come si utilizza? Sì, ovviamente la fertilità è data, c'è un attacco di galline, la fertilità è data dalla quantità di elementi nutritivi presenti nel terreno. Questo comunque è anche l'agricoltura chimica, si basava su questo, l'evoluzione verde si basava sulla quantità di input di elementi nutritivi, ma è dato anche dall'attività microbiologica. Nel biologico è fondamentale questo, i microrganismi hanno un ruolo al pari degli elementi nutritivi. Lavorare sulla microbiologia del terreno vuol dire avere un terreno fertile in salute. Trascurare i microrganismi e concimare soltanto con pellettati o con concimi, anche se ammessi in biologico, vuol dire perdere l'attività microbiologica. Se la perdiamo andiamo a avere dei terreni morti, dei terreni poveri e delle piante sempre in stress, carenti, attacchi. Non esiste mai un attacco significativo su delle piante in un terreno fertile, un terreno vivo e pieno di microrganismi. I terreni poveri di microbiologia, di attività microbiologica, sono i terreni suscettibili in cui se abbiamo attacchi grossi di fusarium, marcime radicali, nematodi e tutto il resto. Allora, quello che tutti conoscono comunemente è il tè di lombrico, che è in pratica un lavaggio dell'humus che poi viene riossigenato per andare a
riprodurre in maniera incrementare insomma la percentuale di microrganismi benefici del suolo. Tutti i microrganismi aerobi, quindi che vivono con l'ossigeno, sono microrganismi tendenzialmente buoni, quelli anaerobi spesso sono dannosi, in percentuale maggiore insomma sono dannosi. Quindi dobbiamo cercare di fare un prodotto a base di ossigeno. Nelle produzioni del comune di Lombrico, in pratica viene fatta attraverso delle pompe, una riossigenazione, comunque esistono varie informazioni, ne parlo anche in diversi testi di come farlo. Il problema è che non sono pratici, cioè non, le piccole e medie aziende non mi vanno poi a spendere parte del tempo per creare questo tè di Lombrico. Allora, grazie a un mio collega e tutto, abbiamo inventato questo tè di Lombrico grezzo, che è una versione molto più semplice, che ha una percentuale di microrganismi inferiore, comunque sempre molto ma molto elevata, ma è una cosa facilissima da fare. Si tratta semplicemente di mettere un bidone della capacità di 80 litri, comunque anche questo viene spiegato molto bene sia nel libro attraverso le foto, sia su YouTube, attraverso insomma, il canale, c'è tutti i modi di farlo, e si va a produrre insomma questo tè di Lombrico in maniera semplicissima, con impiego di circa 10 minuti a settimana, e abbiamo a disposizione in maniera semplice e super economica, microrganismi da inserire in fertilizzazione oppure da inserire attraverso l'annaffiatoio se abbiamo un orto domestico e tutto, che andranno a incrementare in maniera molto ma molto interessante la sanità delle nostre produzioni e le quantità prodotte. Quindi è da fare, sì, è da fare perché abbiamo un costo, anche questo i nostri colleghi agricoltura, orticoltura biologica dal reddito, no? Riesco ad autoprodurmi microrganismi buoni? Cioè, se io le compro sempre dall'esterno, in pratica trovo microrganismi selezionati in Austria, in Giappone, in Germania, che vengono venduti nel mio terreno in Italia. Il 95% di questi microrganismi moriranno in meno di 24 ore. Quello che vi spiego io è come fare i microrganismi partendo dai vostri scarti aziendali, in modo da ottimizzare la loro trasformazione e ritorno in sostanza organica, e selezionare microrganismi già presenti nel terreno, già presenti sulle piante che andiamo a coltivare, e andiamo a incrementare quelli, andiamo a incrementare i benefici del mio ambiente. Funziona o non funziona? Vi garantisco che funziona benissimo, però come tutte le cose vanno provate per crederci, perché vi posso raccontare tutto, ma dovete provarlo voi. È talmente facile provarlo che vi invito a farlo. È chiaro, è chiaro. E un'altra curiosità che non si trova in genere negli altri testi di orticoltura biologica è l'impiego dei microrganismi benefici. Ecco, anche questa è una novità che si trova in questo libro. Ecco, puoi spiegare di cosa si tratta e come si utilizzano? Allora, abbiamo vari casi, no? Se abbiamo un'azienda nuova e stiamo partendo, io consiglio sempre con un livello di sostanza organica basso. Basso vuol dire ci sono tutte le tabelle per capire qual è il livello giusto, però se abbiamo una in base alla tessitura, un livello di sostanza organica basso, io consiglio i primi 2 anni almeno di comprare micorrizie, comprare microrganismi benefici che vanno ad incrementare lo sviluppo radicale e vanno a creare una protezione e comunque la maggiore crescita della pianta. Ormai sono pluritestati tantissimi prodotti che ci vanno a dire che riescono a incrementare di un 10, 20, 30% le produzioni, ma soprattutto le fanno venire in maniera equilibrata e sana, stimolando queste radici a proliferare in maniera molto interessante. Quindi i primi anni io consiglio di comprarli, ma in parallelo iniziamo ad autoprodurceli, perché autoprodurceli vuol dire abbattere i costi, vuol dire andare a migliorare questa attività microbiologica. Ci siamo? Volevi altri approfondimenti? E quindi il modo per produrli è quello di ricorrere al tè di lombrico, No, esiste il tè di in qualche lombrico modo. grezzo, che la versione che propongo Sì. io è molto più semplice, la produzione anche di compost di lombrico. Cioè abbiamo a disposizione, cioè abbiamo degli scarti aziendali, abbiamo poco letame, bene, quel poco letame andiamo ad ottimizzarlo. Cioè andiamo ad incrementare la percentuale di umificazione della sostanza organica. Un humus perfetto, un humus fatto con gli scarti di produzione della nostra azienda, vuol dire milioni di microrganismi selezionati sul nostro terreno, sul nostro ambiente, sul nostro clima, con la nostra percentuale di umidità. Quindi vuol dire che quando va a mettere nel suolo una percentuale elevatissima sopravviverà. Quindi Sì, perché spendere soldi a caso? Spendiamoli in maniera mirata e cerchiamo di ottimizzare. ecco, sei uno dei pochi che snobba i finanziamenti pubblici. Nel tuo libro è dedicato un paragrafo intero a questa questione, no? Di non fare molto affidamento al PSR, ai bandi. Ecco, perché? È questa cosa che mi fa impazzire, perché in pratica i bandi PSR è un modo di brogliare il mercato.
Io ho perso, mi vedete? Eccoci. C'è un modo di bloccata l'immagine, ma prova, continua sì, pure sì. A parlare. No, quello che è triste è che spesso vediamo tantissime aziende che basano la loro business plan, la loro parte economica, il loro bilancio economico sui finanziamenti che devono entrare. Questo secondo me è un modo di impostare l'azienda sbagliatissimo, perché in pratica io mi baso sui fondi esterni. No, vediamo delle aziende che stanno in piedi da sole, che stanno in piedi attraverso il nostro lavoro, i nostri investimenti e le nostre possibilità e capacità. Se poi arrivano in un secondo momento dei finanziamenti ci permettono di incrementare il guadagno, meglio sicuramente. Se ci sono dei finanziamenti per poter fare il nuovo frutteto e mi rimborsano il 40%, meglio. Però non basiamoci su questi finanziamenti, perché sennò può creare sempre aziende non sostenibili. Nel momento in cui chiudono il rubinetto, che succede? Succede proprio da oggi in Italia, no? Nessuno fa più il grano perché non veniva valorizzato, perché non c'era più finanziamenti, o il grano ha un prezzo alle stelle. Il pane ha un costo altissimo. Questo perché? Perché non ci siamo più basati sulla produzione e l'autosufficienza alimentare, ma su dove arrivano i finanziamenti. E questo è un modo che insomma, non giusto, secondo me, di impostarla. Poi ricordiamoci sempre questo detto: i soldi vanno dove ci sono già i soldi. Quindi va bene che le piccole aziende riescono a prendere le briciole, però poi i grossi capitali, un milione di euro, quelli veri, no? I 20.000 euro, la piccola aziendina, la vedda aziendina, il milione di euro va sempre alle grandi multinazionali del vino, dell'olio, ai grossi capitali. Quindi a mio avviso, insomma, è molto discutibile come vengono gestiti questi soldi dei PSR. Io, per quanto possibile, preferiamo, insomma, restare fuori e criticarlo. Ovviamente ritiriamo, se c'è la possibilità di prendere qualche briciola lo prendiamo, però sicuramente non basiamoci su quello, perché è un modo sbagliato di fare economia, di fare mercato. È molto chiaro, molto chiaro, e condivido questa tua impostazione. E, tornando a quelle che sono le soluzioni per trovare la redditività di un'azienda, uno dei problemi base, soprattutto per chi inizia, è la scelta tra partire dal seme, quindi autoprodursi le piantine, oppure acquistare in qualche vivaio le piantine già pronte. Ecco, qual è la tua idea a proposito? Allora, io mi tirerò le nemicizie di tantissimi degli ascoltatori e dei futuri ascoltatori. Allora, questa è una domanda molto semplice, non è difficile. Cosa vogliamo fare? Voglio un'azienda da reddito che mi deve dare da mangiare tutto bene. I primi anni, purtroppo, dico purtroppo perché comunque racconto anche i miei ideali, dobbiamo appoggiarci a dei vivai. Cioè, i vivai hanno dei costi di produzione, loro fanno soltanto quello. C'è stata una ricerca di innovazione di creare all'interno dei vivai che sono capaci di produrre milioni di piantine in pochissime ore e in pochissimi giorni, e quindi hanno abbattuto i costi. Riusciamo a comprare delle piante di pomodoro, zucchino, a dei prezzi irrisori, insalate a 5 centesimi, 6 centesimi, che come se andiamo a seminare manualmente. Io mi sto perdendo, però penso la voce si senta, spero si senta sempre. La voce si sente con difficoltà, ma si sente. Vuoi provare a uscire e rientrare velocemente? Si prova? Sì. Intanto, mentre aspettiamo Alessio che prova a rientrare, vi ricordo che è possibile rivolgere delle domande, ed è possibile anche acquistare il libro da subito andando sul sito di Panova, l'URL che vedete sovraimpresso nel video. Vediamo se senti. Alessio è tornato. Sì, prova. Sono fuori in un'azienda, quindi sono un cavo alta velocità. Ok, ora meglio? Sentiamo un po', finisco il discorso. No, si sente male ancora. Io direi che si può concludere. Mi dispiace Alessio, ma probabilmente qualche server si sta bloccando la... No, è una battuta, insomma, però abbiamo difficoltà, quindi è inutile continuare. Mi pare che
hai illustrato molto bene gran parte del libro e qual è soprattutto l'approccio, no? Che è un approccio da una parte che guarda alla redditività e dall'altra all'inclusione delle varie esperienze di agricoltura biologica che in questi 40 anni si sono realizzate in Italia, e quindi ha una visione d'insieme che non sta a limitare le proprie scelte perché si aderisce a una scuola, ma punta alla produzione, a migliorare la qualità degli alimenti, a rispettare l'ambiente e soprattutto a una orticoltura da reddito. Grazie Alessio e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltati. Ok. E grazie, dobbiamo chiudere qui perché non si sente bene. Allora. Ciao a tutti e grazie ancora.